Pronto? Niente, perché io sono una paragnosta, eh? Io sono omosessuale. Ma io lo sapevo già. Ecco. Io lo sapevo però... già. Mi raccomando, se fai sesso profilattico. Vi ricordo ancora che sono una sciaprandi per coloro che mi vedono per la prima volta. Che sono una veggente, non a parole, una veggente che vede tutto, che sente tutto, che trova le persone sotto terra, sono una parapsicologa, prevede tutto a livello mondiale, guerre, mica guerre, se crolla una casa, dove viene il terremoto, cioè tutto, ovviamente no, i messaggi che ho io ve li do e non sbaglio mai, ok? Io ho vomitato, non venitemi a parlare che non si può essere razzisti, va bene? Una cosa pazzesca. Ho parlato chiaro, ti abbraccio. Non è possibile. Una veggente, una paragnosta. Unica al mondo, ok? Cioè, io sono Nasha Prandi, l'unica veggente al mondo. Sentiamo chi è in linea? Pronto? Sì, mi chiamo Sabrina. Non mi importa, cara, dimmi veloce. Vorrei sapere sull'amore. No, ti prego, Sabrina, voglio sapere sull'amore. Sei straordinaria ed unica al mondo. Pronto? Ciao Nasha, sono Paola. Ciao Paola, dimmi veloce. Volevo sapere se ritornavo col mio ex ragazzo. Ma perché me l'hai detto? Ti prego. Alla Nasha Prandi mi dovete dire se torna il ragazzo, ormai so tutto. Perché io lascio un segno, attimo per attimo, ogni trasmissione io lascio un segno. Sono un mostro di bravura o no? Se domani fai sesso? Perché? Queste sono stupidate per me, però anche nelle stupidate non sbaglio mai. La carissima signora Nasha collaborò con la polizia svizzera e partecipò alla cattura di questo mostro facendo un identikit perfetto di questo personaggio. Ma un giorno, Antonella, per toglierti di mezzo perché rompevi, poi ovviamente si è messa d'accordo con due stronze che erano lì. Sì, buonasera. Salve. Vorrei sapere sulla salute. Vai dal medico. Questa è bella. Vorrei sapere sulla salute. Voglio, esigo che tu mi mandi un diplomino che ti ho salvato la vita. No. Allora, già dalla voce volevo mettere giù senza dire nulla. Vorrei sapere sulla salute. Ma non è possibile. Aspetta, non parlare. Sì. Mi hai rovinato tutto. Quale sarà la mia scelta? Cosa? Quale sarà la mia scelta? Ma a proposito di che cosa? Dei sentimenti. Ma sono affari tuoi. Ti abbraccio. Ma questo è fuori? Oddio che manicomio. Vedete che in ogni mondo c'è un piccolo e grande cervello? Io non sono la maghetta di turno. Hai ragione. Io sono Nasha Prandi, punto e basta. Amore, basta avere i soldi. Allora non parlare più. Ascolta, Nasha. I primi approcci sono stati di qualche sporcaccione omosessuale. Hai visto che non ho sbagliato? Perché? No. Scusatemi, eh. Io non posso. Perché? Perché il Papa non è re. Io non sono un'indovina. Io non sono un'indovina. Sì, ho capito. L'indovina ho capito. È la zingara che passa per la strada. No, per carità. Era là che faceva il pirla con una... Brava, io sono il primo ed unico mostro vivente buono e paragnosta del mondo. Amore, se si chiama Giovanna, Francesca... Ora, si chiama Giuseppina. Non mi hai mica dato l'indirizzo dove abita il telefono, ti prego. Creatura, non dovete ringraziarmi, dovete dirmi, Prandi, grazie che esisti. L'avete capito o no che ci sono solo io? Ma cosa vuoi da me? Lavoro. Cosa? Lavoro. Vuoi il lavoro? Sì. No, non è possibile. Pensate quanti cervelli. No, devo sapere, siccome io sto insieme a una persona, però siamo distanti. Amore, mi hai già detto tutto. Non,
Non posso, cosa ti devo, consolare? No, scusami, no, non dovevi dirmi niente, io sono una veggente, non sono la maghetta di turno. No, mi scusi. No, non ti devi scusare, amore. Mi hai detto che hai una persona, che siete lontani, adesso io ti devo consolare. No, volevo solamente sapere se c'era possibilità che... Ma amore, non dovete dirmi nulla. E non lo sapevo. Vabbè, chiamami la prossima volta. Ma non è possibile, mi racconta la storia della sua vita. Ciao, cosa dici di quello che ho detto? Così casareccamente. Secondo me, per il tuo lavoro che stai facendo troppe chiacchiere al vento. Ah sì? Allora sei una grande stronza, scusami. Ma scusa, sono cose che mi sono successe. E sono cose vere. Perché non dobbiamo dirlo? Perché dobbiamo essere ipocriti? Dimmi, cara, veloce. Sapere qualche cosa... No, qualche cosa no. Qualche cosa lo vai a raccontare a tua sorella. Mi fai una domanda che abbia un senso. Sulla malattia di mio marito. E perché non vai dal medico? Sono stata dal medico. E allora perché vuoi una conferma da me? Io non l'ho visitato tuo marito. Ero pronto? Pronto? Sì? Senta, io ho mia moglie e vorrei sapere qualcosa di lei. No, scusami, tu sei fuori. Ecco, poi mi è arrivato. Quindi io non sbaglio mai. Io non sto qui in televisione a dirvi che sono il principe azzurro e poi sono una cacca. E vi truffo e vi racconto delle cose pazzesche e vi prendo per i fondelli. Nasha Prandi è onesta, corretta e veritiera. L'unica in Italia, diciamo solo in Italia, non voglio esagerare, che ha questi poteri. Perché io non ne ho mai vista una o uno. Questa fotografia è stata fatta proprio in America, dove quello scienziato, quel figlio di puttana, e quello non è uno scienziato, quello è un mostro, perché un uomo che riduce una bestia così, in quel modo, non è un essere umano, è un porco, deve crepare lui. Vuoi sapere qualcosa? No, qualcosa no. Qualcosa no, ti saluto. No, ti prego, Anna Ciaprandi, dire qualcosa. Vabbè, è venuto fuori. No, senti. Scusa, fai una buona notte, ci fai anche una risata sopra. Ma io sono... non sono mica il tuo pagliaccio, io. Pronto? Poiché tutti voi, questo è il mio motto, mi appartenete. Tutti voi, tutti. Perché sono una veggente. Ma è una cosa pazzesca. Pronto? Io sono una cosa seria, telespettatori. Sapete che io ho mandato quasi 400 persone a operarsi di cancro? Purtroppo ho centinaia di persone che non riescono a prendere la linea, che mi vogliono ringraziare. E poi mi sento, guardami la salute! Avete capito chi sono io? Sì? Ciao cara. Niente, volevo sapere qualcosa sull'amore. No, il qualcosa sull'amore chiama i maghetti, ok? I maghetti, loro vi dicono tante cose. Lei tornerà, lui andrà, la portinaia invidiosa, gira di qua, sai chi ha pensato, chi penserà, tutte stronzate. Non si può chiamare Nasha Prandi per dirmi che stai cercando un ragazzo? Lo chi è tuo amico? Ah, ma allora sei proprio fuori. Io non credo nell'amore. Amore, mandalo dal medico. Questo è fuori. Questo non ha capito niente. In ogni cervello c'è un piccolo e grande mondo. Questo ce l'ha piccolo. Pronto? Io mi chiamo Angela. Ciao Angela, dimmi. Sono una persona sposata. Ma io me ne frego proprio che tu sia sposata o no. Tu fammi una domanda e io ti rispondo. Senta, c'è un ragazzo che mi interessa. Amore, ti saluto. Sai quante persone mi interessano? No? Io vorrei sapere sul lavoro. Ma che cosa? Ma io devo star qua a dirvi che cosa? Sul lavoro, se vai a casa, se prendi i soldi, se ti licenziano, se vai avanti col posto. Se... Ho una causa di ma lavoro. Per favore, qualcosa del lavoro. Qui siamo a livello... Pronto? Non vogliatemene, ma insomma le persone che capiscono, capiscono. Pronto? Buonasera. Sì? Volevo chiedere per cortesia per il matrimonio di mia figlia. Amore, fatelo dire da tua figlia. Quindi Nasha Prandi vi denuncia. A me non mi interessa di Mediaset, di Canale 5, di Rete 4, eccetera, eccetera. Io vi denuncio perché poi ho miriadi di telefonate di persone che rimangono scioccate. Mandate in giro tutte le vostre stronzate.
i vostri pagliacci, ma non nasce a Prandi, ok? Sono tutta incappucciata. Le vie del Signore sono infinite, può darsi che non mi vediate più qui, o che io me ne vada, o che io muoia, dobbiamo tutti crepare, no? Grazie a Dio. E mi ha mandato in onda soltanto quando due strozzi, lui e lei, mi aggredivano. Lei non può fare le diagnosi. Come non posso fare le diagnosi? Perché bisogna laurearsi? Se io sono una paragnosta, passano dei mesi ancora, mi rompono le palle, scusate, ancora. Perché io devo vedermi sempre in mezzo a quel cazzo di Fininvest con tutti i maghi truffatori? Ma chi vi ha dato il permesso di mettermi là e mi sputanate nelle televisioni? Ma questo vuol dire essere belve, essere delle bestie, siete dei mafiosi, siete dei grandi stronzi, e la televisione che fate voi fa schifo. Ma mi hanno detto che tac, mentre sputanavano i maghi c'era la Prandi ancora lì. Allora la volete smettere? Perché io non vi ho dato nessun permesso. Costanzo show del cavolo, tu, lei, voi, mi deve mandare i soldi invece di sputanarmi nelle televisioni. Mi deve mandare i soldi perché io vengo col fucile lì in quella sozzeria di quel teatro che fa schifo, che domani mattina manderanno tutti a pulire. Va bene, con gli scarafaggi che me ne sono trovato anche uno addosso. E mi hanno rubato tutto e mi ha messo il cane dentro in 50 metri quadri in ferro, senza luce, senza aria, per 3 ore, che era per terra svenuto. E mi viene da piangere. Me ne hanno fatte di tutti i colori. Va bene. Ecco. Va bene, io non ho i miliardi in banca. Li avete voi. Ma come li fate i miliardi? Con queste stronzate li fate. E questi stronzi, perché sono solo degli stronzi, con 4 soldi in tasca per il popolino, per le persone troglodite, questi stronzi sanno i poteri che ho, sanno ciò che sono. No, forse perché non ho voluto fare scherzi a parte, ma vi sembra che io debba andare a fare il pagliaccio lì, tutto preparato per 2 scemi a casa? Tutte le vostre stronzate che fate? Ma voi ce l'avete su Rete 4, sulla 1, su 5? L'avete un personaggio come me? Ma dove l'avete? Ma dove? Nei cessi l'avete? Cioè, tu avevi una donna che ti faceva i lavori, una domestica. E chi l'ha mandata via? Io. Tu l'hai mandata via perché non ti andava più o perché non avevi più i soldini? No, no. Non ti andava più? Perché avevo sospettato qualche cosa. E perché ti minaccia? Perché dice che sono una stronza, che sono qui, che sono... Oggi oramai la stronza in bocca a tutti. Però ci sono stronzi, ci sono gli stronzi galleggianti, telespettatori, pensateci a caso. E ci sono gli stronzi che sprofondano. Ci sono due tipi di stronzi. Ma più stronzo è mio marito che mi tratta... Questa è galleggiante, eh? Non sono cose gravi, gli uomini sono tutti un po'... Ma lui è un vecchio ringoglionito. Ma sì.